Le ville venete sono il nostro patrimonio culturale, ma che dobbiamo preservare, e oggi questo convegno, voluto fortemente dal presidente della prima commissione permanente, Luciano Sandonà, ha proprio lo scopo di poter dare un legame con le amministrazioni anche del territorio, dare maggior valorizzazione a tutte le ville venete e a tutto il nostro patrimonio della Regione Veneto, in modo più spesso per valorizzare non solo la parte culturale ma anche la parte turistica, perché le ville venete portano anche turismo e quindi è un maggior volano oggi per noi essere qui a Palazzo Ferrofini e avere l'opportunità di utilizzare anche gli strumenti di digitalizzazione per portare avanti questo nostro scopo. È un convegno il cui titolo già è stimolante, ma il convegno deve guardare alla storia, perché si parla di futuro delle ville venete e dell'identità culturale del Veneto, però c'è una storia alle spalle, una storia che nasce con Palladio che comincia a costruire le prime ville e una storia che si consolida con i proprietari di ville, anche quelli che le hanno acquisite negli ultimi anni, che però portano avanti un percorso di identità delle ville, ospitano convegni, fanno altre attività all'interno e le ville sono testimoni proprio culturali dell'identità del Veneto. Non è un caso che nel piano paesaggistico che il Veneto sta elaborando sarà prevista una norma che salvaguardi le ville e i contesti che gli stanno attorno. Perché quando Palladio comincia non fa solo le ville per l'ozio della nobiltà, ma fa anche una trasformazione delle colture. Quindi quello che viene coltivato con novità viene poi prodotto e conservato nelle barchesse che ancora oggi sono testimoni di una storia. L'ambizione è quella di far conoscere di più con una buona comunicazione quello che è il ruolo che hanno le ville, le attività che vi si svolgono, i percorsi anche di integrazione tra una villa e un'altra, c'è un filo rosso che lega le varie ville e con le attività culturali che la Regione Veneto porta avanti. Non è un caso che con l'assessorato della cultura della Regione Veneto, con l'assessore Corazzari, si portano avanti identità che lui lega alle attività che fa l'assessorato regionale. E non è un caso che se Venezia è al quinto posto delle frequenze di viaggiatori, che io preferisco chiamare così e non turisti, il Veneto è al primo posto, perché ha la montagna, la collina, le grandi città, le lagune, Caorle e Venezia, e le ville possono contribuire ulteriormente a far sì che il Veneto venga visitato con tutte le sue non sottese curiosità culturali.